Grazie, queste migliaia di persone le dedico ai 10 che si sono chiusi in villa oggi in Toscana per svendere l'Italia a Renzi e alla Boschi. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia che non si arrende, che non ha paura di mollare una poltrona. Ma voi dovete vederli in faccia, quelli che ci sono in Parlamento a Roma, terrorizzati dall'idea di dover tornare a casa e ricominciare a lavorare. Saremmo noi quelli che non sono democratici quando noi chiediamo la cosa più democratica del mondo: elezioni, punto. Elezioni libere, democratiche, pacifiche. No, noi siamo i fascisti, i razzisti, quelli pericolosi, ma in nessun paese al mondo i fascisti e quelli pericolosi vogliono che parli il popolo. E invece gli unici violenti sono quelli che si chiudono in Senato e alla Camera per difendere le loro misere poltrone. Questi sono gli unici pericoli di questo paese. Quindi vi posso dire che io ho una dignità e mai con la vita andrei al governo con Renzi, Prodi e con la Boschi. Mai, mai, mai. Con che faccia? Con che faccia? Con i disastri che ha fatto Renzi in Toscana, con i disastri che ha fatto Rossi in Toscana, con i disastri che ha fatto il PD. Ma andate a dirlo quelli che erano per il cambiamento fuori dalle sedi di Banca Etruria, del Monte dei Paschi di Siena. Andate a dirlo alle mamme e ai papà di Bibbiano che fate l'accordo col Partito Democratico. La dignità non ha prezzo. Sapete qual è il bello? Che la libertà non ha prezzo. Non vale 100 ministeri, non vale 100 poltrone da parlamentare, anche perché presto o tardi la scheda elettorale agli italiani la dovranno ridare in mano, e gli italiani hanno testa, hanno cuore e non perdonano i vigliacchi e i poltronari. Di questo sono certo. Quindi noi abbiamo calma, abbiamo pazienza anche in queste ore, però rendetevi conto del passato che a volte ritorna, i porti aperti. Ormai stiamo dando per scontato che non sbarchi quasi più nessuno, perché abbiamo ridotto dell'80% gli sbarchi rispetto all'anno scorso, del 90% rispetto all'anno prima. Pensate che in un solo weekend del 2016, quando c'era il governo Renzi, in 4 giorni ne sbarcarono 13.000, 13.000 in 4 giorni. Adesso in 8 mesi li abbiamo fermati a quota 4.000, e nonostante questo stanno provando a tornare indietro. Avete visto la vicenda di queste ore, peraltro raccontata in maniera indegna dalla stragrande maggioranza dei telegiornali? È per questo che io amo stare in mezzo a voi, amo stare in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente, perché se uno deve informarsi guardando qualche TG o leggendo qualche giornale, campa a cavallo. Ebbene, c'è questa nave spagnola, di una ONG spagnola, che era in acque internazionali, che ha detto: fate scendere 13 persone perché stanno malissimo. Le visitano e stanno benissimo. Ha detto: fate scendere 27 perché sono minorenni, la metà sono maggiorenni. Ha detto: dobbiamo sbarcare perché c'è un'emergenza sanitaria a bordo. Sono saliti i medici, nessuna emergenza sanitaria a bordo. Trova qualche giudice italiano compiacente. È una delle prime riforme che dovrà fare il prossimo governo, la riforma della giustizia fondata sulla certezza della pena, sulla certezza della pena, e chi sbaglia paga. Altro che. Poi sì, abbiamo visto, c'è andato Richard Gere, cioè che si annoiava. Poi ovviamente ha preso una barca di diverse dimensioni ed è in giro per il Mediterraneo, però ognuno fa quello che vuole. Qualche ministro, mio collega, dice: no, però poverini, ci vuole umanità. Io dico: non è umano aiutare i trafficanti di uomini, di donne, di morte. Questi sono trafficanti, gli scafisti sono trafficanti, e le ONG, consapevoli o inconsapevoli, aiutano questo traffico di esseri umani. Ebbene, il colmo è che dopo 17 giorni in cui un ministro ha tenuto duro e ha detto: qua non sbarca nessuno,
Il governo spagnolo finalmente oggi dice: Salvini è un delinquente, quindi apriamo un porto spagnolo. La nave spagnola cosa dice? No, in Spagna non ci vado, rimango qua in Italia. Ma vi rendete conto della follia? Anzi, dice: a meno che non carichiamo gli immigrati su una nave militare che li porta in Spagna. Aspetto di capire se il ministro della difesa italiano è sveglia o dorme per caricarli e portarli in Spagna domani mattina, perché il ministro della difesa è pagato per difendere i confini di un paese, non per farli scavalcare i confini di un paese, teoricamente. Ma questo è solo uno degli esempi. Ragazzi, ci aspetteranno giorni e settimane belli tosti impegnativi, perché da una parte c'è il partito della poltrona e leggevo che qualcuno dice che li metteranno insieme tutti. Oggi ho visto un'intervista di Prodi che disegnava questo governo. Però disegnava il governo PD, 5 Stelle e Forza Italia. Mamma mia, mamma mia. Anche perché un governo PD, 5 Stelle sulle tasse non oso immaginare che cosa possa fare. Sull'immigrazione, sullo ius soli, sulla... A proposito, un bacione affettuoso ai 10 figli di papà con la bandiera rossa che c'erano in giro oggi per Massa. Hanno fatto shopping, li ho visti. Cioè, ma domenica 19 agosto 2019, le notizie sono due. Forse c'è vita su Marte e ci sono ancora dei comunisti in Italia. Due notizie ci sono, falce e martello, che tenerezza. Poi è bello che c'è, che si chiamano Potere al Popolo e Partito Democratico, ma non vogliono le elezioni, perché poi i fascisti siamo noi, quelli, e io ogni volta glielo dico, qua non ci sono fascisti, qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, punto. Ed è la differenza tra gli uomini liberi e i servi. Vedremo nelle prossime giornate a Roma la differenza fra gli uomini liberi e i servi. L'abbiamo visto a Bruxelles, sentivo qualcuno che si è messo d'accordo.
il Senato, perché se verrà a raccontarci un'Italia che può essere utile agli italiani, noi non abbiamo il paraocchi, a meno che qualcuno però lo dovrà dire, non tanto ai senatori, ma davanti al popolo italiano, già da tempo aveva deciso di far l'accordo con la sinistra e col Partito Democratico. E allora lì la Lega non perdona. Allora se c'è il tradimento nel nome delle poltrone, e allora la Lega non perdona. Noi, per carità, in questi mesi quanti ne abbiamo mandati giù? Quanti insulti? Ricordo Toninelli che ha detto che sono un nano. Io non mi vanto della mia statura, né fisica né morale, per carità di Dio. Però adesso, se dobbiamo aprire il dibattito, però va bene, va bene. Liberiamo questa splendida terra, l'hanno massacrata, però abbiamo visto i segni di riscossa a Siena, Pistoia, Arezzo, Grosseto, Massa, Livorno mica tanto ancora, signore, Livorno ci vuole ancora un pochino, però ci arriviamo, Pisa. Ho visto il sindaco e arrivare in una città dove finalmente sgomberi dei campi rom che aspettano da 40 anni di essere sgomberati. E finalmente, con questi parassiti che campano alle spalle del prossimo, pretendendo di avere solo diritti e senza rispettare un dovere che sia uno. Un dovere. Però non ne parlo male, se no il governatore Rossi si offende. E quindi, però ragazzi, qua la cosa emozionante è che in queste settimane di ascolto, perché da sinistra si lamentano, ma Salvini è in giro, ma Salvini oggi era in Versilia e poi era a Massa. Stiamo vivendo una situazione incredibile in cui siamo maggioranza nel Paese, perché siamo evidentemente maggioranza nel Paese,
e potremmo essere minoranza in Parlamento. Non farei mai a cambio, non vorrei mai essere minoranza nel Paese, ma abusivamente maggioranza in Parlamento per tenermi la poltrona sotto il culo. Mi tengo stretti gli italiani e vi lascio le poltrone, se amate tanto le vostre poltrone. E se avete dignità, troviamoci a ottobre in cabina elettorale e lasciamo che siano gli italiani a decidere chi deve governare questa terra per i prossimi 5 anni, non 4 poltronari. Anche perché l'emergenza di questo paese dalla prossima manovra economica è una, e forse su questo hanno avuto paura, perché la Lega sarebbe riuscita a fare anche quello. Come si fa nel 2019 invece di voler andare avanti a voler tornare indietro? E poi ci sono città stupende come Roma, massacrate. Non so quanti di voi ci siano stati per lavoro o per vacanza ultimamente. Una città massacrata dall'incapacità e dall'incompetenza. Essere onesti è fondamentale, ma non basta, bisogna anche essere capaci di fare il proprio lavoro, altrimenti si creano disastri. Piano piano, con pazienza, come una squadra. Noi non ci chiudiamo in villa, non organizziamo le Leopolde o le segreterie di partito. Vediamo se ci sarà dignità. Sapete di chi è ostaggio l'Italia nei prossimi giorni? Di 30 senatori renziani. Occhi negli occhi, martedì, mercoledì e giovedì in Parlamento. I 5 Stelle dicono ma la Lega vuole far saltare il governo per non tagliare i parlamentari, ma l'abbiamo votato 3 volte, siamo pronti questa settimana a votare per la 4ª e ultima volta il taglio dei parlamentari, e vediamo chi ci sarà con noi, vediamo chi scapperà, vediamo gli amici del Partito Democratico. Visto che Di Maio è molto sensibile, mettono insieme il diavolo e l'acqua santa, poi non sta mai a dire che il diavolo e chi è l'acqua santa, uno che vuole tagliare le poltrone e quell'altro che vuole moltiplicare le poltrone. Auguri, ma non sarebbe un problema per Matteo Salvini. Matteo Salvini è un, come dice Jovanotti, un ragazzo fortunato. Ho avuto e conto di avere ancora emozioni e soddisfazioni straordinarie. Quando giro per strada e mi ferma un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco dicendo: ministro, siamo con lei perché lei è il nostro ministro, per me è tutto, non ho bisogno di altro, per me è l'emozione più grande sentirsi dire lei è uno di noi. E invece qualcuno vuole riportare al governo quelli che difendono i centri sociali che rompono le palle a mezza Italia e prendono a bastonate i poliziotti quando vanno a fare le manifestazioni. Ognuno si tenga il suo, io mi tengo ben stretto la mia Lega, piccola, arcigna, coraggiosa, libera e non in vendita. A noi le poltrone servono se quelle poltrone ci aiutano a fare qualcosa di utile per il Paese, altrimenti lo stiamo dimostrando in 15 secondi
sette ministri si alzano, salutano e ringraziano. O si governa o si vota. Tirare a campare no, perdere tempo no, passare le giornate a litigare no. E mi tengo questa settimana e settimana scorsa non solo in Toscana, Lombardia, Veneto ovviamente, però Calabria, Puglia, Sicilia, Molise, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, tanta gente che ha voglia, non ha voglia di assolutamente. Dell'Europa lo chiudi, svendi le spiagge, e questo è un successo e una vittoria della Lega. Abbiamo rimandato a casa loro la direttiva Bolkestein, le spiagge toscane rimangono in mano ai toscani, non alla prima cooperativa o multinazionale che arriva dall'altra parte del mondo. E ci avevano abituato a vivere da servi, ci toglievano un pezzo di mare, un pezzo di monti, un pezzo di monumento, un pezzo di scuola, un pezzo d'asilo, un pezzo di fabbrica, e ce lo chiede l'Europa. E quindi tagliamo tutti, non fai manutenzione delle scuole, ma non si può, ce lo chiede l'Europa. Non fai manutenzione delle strade, non si può perché non c'è, vai in pensione a 97 anni, perché ce lo chiede l'Europa. Io vi dico che quando andiamo al governo, perché noi ci andiamo al governo, quota 100 è solo l'inizio, l'obiettivo finale è quota 41. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro, di fabbrica, di negozio, di scuola, di ospedale, di azienda, di cava di marmo, di camion, 41 anni è l'obiettivo, e ci arriveremo, quindi stiamoci reciprocamente vicini perché siamo nel giusto. Ho visto stasettimana, no, cos'era? Ieri Saviano ha detto Salvini deve finire in galera. Lui che è democratico. Oggi c'è un altro fenomeno, uno dei fondatori dei gesuiti, padre Bartolomeo Sorge, che ha detto che Salvini è come la mafia, e vive grazie alla paura e all'odio. Fortunatamente ci sono anche tanti parroci che la pensano come noi e lo stiamo vedendo e alzano la testa, e io li ringrazio. Uomini e donne di chiesa con la schiena dritta, che applicano ama il prossimo tuo come te stesso, ma il prossimo mio non necessariamente arriva da 6.000 km di distanza. Il prossimo mio magari è il pensionato, il disabile di massa che non ce la fa arrivare a fine mese. E per me vengono prima gli italiani e poi il resto del mondo. Questo non penso di essere cattivo.
orgoglio a un popolo che l'aveva perso, perché qualcuno gliel'aveva svenduta questa dignità. Sbeffeggiati in giro per il mondo, ah sì, tanti in Italia, tutti fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono, entrano dove vogliono, spacciano, pisciano, cagano, chi se ne frega, tanto nessuno dice niente a nessuno. Diritti e doveri. E questo, certo, si fa fatica ogni tanto a dire no, è più facile come i figli, è più facile dire sempre sì. Se però tuo figlio dici sempre sì, non tiri su una persona con la schiena dritta. Ogni tanto il no fa male, ma è più utile del sì. E questo vale a casa come vale al governo. E abbiamo cercato di applicarlo. In questo anno ne sono orgoglioso e sono convinto che insieme abbiamo ancora obiettivi grandi davanti a noi, ma non obiettivi piccoli, perché i grandi della storia, e qua non ce ne sono di grandi della storia, semplicemente ci sono dei modesti e umili operai al servizio degli italiani. I grandi della storia però insegnavano che per fare cose grandi devi sognare in grande, devi darti un obiettivo grande. E quindi lascio ad altri l'unico obiettivo di salvare la poltrona e spartirsi i ministeri. Non darò mai a nessuno la soddisfazione di togliere il disturbo, perché sono e voglio continuare a essere orgogliosamente il ministro della sicurezza di questo paese. E se vogliono fare qualcosa di diverso, lo dicano a testa alta, guardando negli occhi le persone, lo dicano, senza tante menate, tanti arzigogoli, lo dica. Venga Grillo o Di Maio a dire: Salvini, abbiamo scelto Renzi e Prodi, per carità, spiegatelo agli italiani e prima o poi in cabina elettorale ci torniamo, tenetevi la vostra poltrona domani mattina, magari vincete una piccola personale battaglia, noi vogliamo vincere non la guerra, perché guerre non ne voglio, noi vogliamo restituire al popolo italiano il futuro che il popolo italiano si merita. Una terra fondata sul lavoro, sui diritti, sulla certezza, sulla speranza, sui figli, perché già leggo che qualcuno ipotizza che in futuri governi i figli si inventino in provetta uteri in affitto e schifezze varie, finché campo difendo il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, a essere adottato da una mamma o da un papà. I casi Bibbiano mi fanno schifo, quelli che mangiano sulla pelle dei bambini, altro che riportarli al governo. Questo è, gli lascio le loro cene, i loro banchetti e ragazzi, prepariamoci a una bella corsa, d'altronde non ci spaventa la fatica, ci ha mai spaventato la fatica? Non penso. Non penso che la fatica abbia mai spaventato nessuno, anche perché, ripeto, preferisco di gran lunga avere la fiducia di milioni di italiani fuori dai palazzi e dover combattere contro qualche poltronaro dentro i palazzi che non il contrario. Tenete il telefono acceso, perché se ci sarà da scendere in piazza per salvare libertà e democrazia, ci saremo tutti insieme. Grazie, grazie, grazie. Viva la libertà, viva la democrazia, viva la Toscana e viva la Lega. In bocca al lupo, buona fortuna e buona vita a tutti voi.